L'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, per esempio, dice che fra 20 anni avremo 2 miliardi di abitanti in più. E questi 2 miliardi nasceranno tutti nei paesi che oggi sono fuori dal benessere. Significa che fra 20 anni il mondo vedrà 6 miliardi di persone che, se le cose non cambiano, saranno nella fame, nella miseria, preda delle malattie, e 1 miliardo e 800 milioni nei paradisi del benessere. Quindi immaginiamoci che pressione migratoria si svilupperà da parte di questi 6 miliardi di persone che vorranno andare nei paradisi del benessere. Questo se noi non riusciremo a cambiare le condizioni delle varie popolazioni, pensi per esempio a quelli dell'Africa subsahariana, che oggi sono veramente drammatiche. Non si risolve il problema di questi paesi che ancora sono delle dittature, i paesi più poveri sono quelli che hanno dei sistemi totalitari, perché con gli aiuti materiali economici dati ai governi non si arriva a raggiungere le popolazioni, i soldi rimangono nelle tasche delle elite di governo. Qualche volta abbiamo rintracciato tracce, appunto, in conti riferibili ai vari dittatori nel sistema delle banche internazionali.